Ci sono dei Pokémon qua in giro. Ditemelo, 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 ditemelo. Cosa c'è? Un altro Pidgeot? È un Pidgey selvatico. Adesso andremo a raggiungere il Pokéstop che si trova là. Ai caduti di Basilica Goiano. Mostriamo un po' di vita reale, diciamo, da così capite adesso il sentiero che sto facendo, che praticamente è adiacente alla strada, quindi sono in totale sicurezza così. E lì ci stanno i pomodori, qualcuno verde, qualcuno già un po' più rosso. Molto interessante. E niente, stiamo andando. Ormai dovremmo esserci vicini. Cani che abbaiano, macchine che passano. Cosa c'è qua? Un altro, un pigiotto sul bottico. Aumento di livello 3, sì, capito. Oh, ma qualche Pokémon prima del castello non salta fuori, no, eh? Fa. Uffi, uffi. Chi c'è? Aspetta. Gira. Che è? Delle uova. Torna indietro. Attenzione. È persa. Proviamo a fare la fotocamera. Video qui. No. Che cavolo sto facendo? Ah, ho fatto la foto. Che stupido. Sono qua. Attenzione, forse di qua si vede meglio. Sì. Ma giriamoci. Nel frattempo la gente dice: ma chi è sto deficiente? Ma mi vedo un po' scuro. No ragazzi, sono il sole dall'altra parte, niente, non si vede un tubo, niente, chiudiamo questo qua e ci vediamo su Pokémon Go, che praticamente sto facendo contemporaneamente una... Vabbè, ok, non c'è bisogno di spiegare. È apparso Raticate selvatico. Facciamoci una foto. Foto. E allora dunque vai. Ecco, intanto guardate che si sta imbrunendo, sta venendo un po' sera, qua ci sono le balle di fieno e là in lontananza, se vedete, c'è il castello di Montechiarugolo a cui arriveremo. E niente, continuiamo la nostra camminata. Sì. No. Stiamo raggiungendo un altro Pokéstop, che è un altro monumento ai caduti. Mi sembra ci sia la strada tagliata, cos'è? Vabbè, secondo me è il mio telefono che... Veramente io volevo prendere lo Zubat. Zubat selvatico. Mm-hmm.
Vabbè, dai, posso mica riprendere tutto il mio viaggio di ritorno, diciamo. Allora, ragazzi, siamo sull'imbrunire, sto ritornando a casa e niente. Secondo me nei miei video sentirete dirmi spesso e niente, un po' tendo a ripetere, ognuno ha le sue parole che ripete spesso, diciamo. Cosa potremmo fare mentre torniamo a Zonzo, perché basta, basta, Pokémon. Proviamo a comporre una poesia. Allora. Siamo come fantasmi. Allora, siamo come fantasmi. Galleggiamo nell'aere. Sì, più poetico che aria. Aere. Galleggiamo nell'aere. Siamo... Il nostro corpo è intangibile, è quasi al limite dello spettro visibile. Ma chi riesce a scorgere? Un blocco dello scrittore. Anche se adesso non sto scrivendo, sto inventando. Che riesce a scorgerci nella nostra interezza. Interezza no. No, ragazzi, no. Non riesce a scorgere la nostra beltà, potrà raggiungerci nella nostra pienezza. Vabbè, ok, ragazzi, vabbè, ma le poesie inventate sul momento non è che siano per forza, che venga per forza bene. Nove e mezza di sera, inizio a pensare che potevo fare anche una camminata anche un pochino più corta. vabbè, dai, comunque adesso manca poco, dai, una decina di minuti e poi sono a casa. Ciao!